Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay It. Oggi siamo su Scrapnaut, un gioco davvero interessante. È un survival ambientato in un ambiente un po' steampunk, dove noi precipitiamo con un aereo su questa terra e dove dovremo sopravvivere sia a livello di ossigeno, produrci l'energia, mangiare, insomma, e non morire di fronte ai nemici che troveremo lungo il nostro cammino. Il gioco è in italiano, ma io vi dico, l'ho giocato senza accorgermi che qui c'era la possibilità di cambiare la lingua, quindi valuteremo anche quella. Io adesso l'ho già giocato un po', lo ricominciamo però da capo. E il gioco in Early Access, non so dirvi il costo, uscirà all'inizio di marzo, ma al momento ha già 4 dei 5 biomi. Quindi, come dicono gli sviluppatori, nel corso dell'Early Access aggiungeranno il quinto bioma e nel giro di un anno usciranno col gioco 1.0. Il nuovo bioma porterà appunto un nuovo bioma, un nuovo territorio, ma soprattutto nuovi nemici e nuove missioni. Lo iniziamo subito. Qua ci fa creare il nostro omino, andiamo a chiamarlo Indy, non ha molto aspetto, io metto difficoltà normale, perché vedete che poi ci va a cambiare i raid alla nostra base, la fame e il livello dei nemici. Iniziamo. Il nemico è fatto, siamo fatti così, abbiamo questa maschera e questo zaino che ci porta ad avere ossigeno con noi. La grafica è molto particolare, è un po' tipo... adesso non saprei definirla. Cell Shader, una roba del genere. Comunque ci si muove con WASD, si muove la visuale con Q ed E e soprattutto si corre con lo Shift o lo spazio. In questo caso andiamo cliccando ad aprire la cassa, troviamo tessuto, prendiamo tutto il materiale che ci serve perché poi appunto ci servirà. Dopo che lo giocate già una volta, imparerete a prendere tutto quello che trovate in giro, perché è molto importante. Vedete che poi potete scegliere con i numeri che cosa portare. Quando non avete, diciamo, delle cose utilizzabili come i tool, tutto viene rappresentato come delle casse. In questo caso abbiamo il badile da prendere, abbiamo dei liberi. I liberi delle abilità sono importanti. Il verde, vedete, l'alchimia. Praticamente possiamo tecnologia, forgiatura, alchimia, gestione, troviamo le skill poi influenzeranno anche quello che potremo craftare. I libri blu invece aumentano le dimensioni dell'inventario. Tanto qua ce li dovremmo trovare più o meno tutti. Tecnologia, qua abbiamo dei pomodori, abbiamo anche dei rottami. Io prendo tutto perché vedrete che poi tutto questo ci servirà. Recupero anche la pozione della salute. Pensate che la maggior parte di questi oggetti io non me li ero filati minimamente nella mia prima run, diciamo. Vado qua e mi dice niente di interessante. Premendo il tasto J possiamo accedere al journal, diciamo. Qua abbiamo il nostro personaggio con l'ossigeno, l'armatura, la fame, la salute e le varie abilità di costruzione. Prendiamo tutto, prendiamo proprio tutto perché adesso saliamo la scala e andiamo su dove c'è la sala del computer, ma non è finita, io prendo oggetti, radar per tutto, prendo anche questo, c'è anche una clava, molto utile, anzi diciamo che col tasto I accediamo, almeno me li porto qua perché sono molto molto importanti, la clava sì per combattere, libro delle abilità, abbiamo, qua l'abbiamo già fatto, qua abbiamo il piccone, dovremo avere adesso tutti i tool per poterci produrre le merci. Porta danneggiata, dobbiamo picchiarla, quindi picchiamo premendo il tasto, adesso non mi ricordo più qual è il tasto per picchiare, il tasto, la rotella centrale del mouse forse, piccone, no, dice che dobbiamo usare il piccone, quindi prendiamo il piccone. Lo trasciniamo qua, che è stato un errore non metterlo subito lì. Ok, il piccone e picconiamo. E una volta che la barra arriva al massimo, abbiamo diciamo abbattuto quello che ci serviva. Questi sono i tavoli da crafting, dove vedete abbiamo i materiali che ci servono per craftare le varie cose. Ci sono ben 3 pagine, si arriva fino ai mattoni di pietra, i cipi, i chip marroni, i chip oro, tutti i colori, il generatore piccolo, il generatore grande, il sensore e il serbatoio vuoto. Si fa molto interessante come gioco, devo dire. Intanto il computer, cosa è successo? Non ricordo niente, puoi controllare la scatola nera. E quindi niente, vediamo. Qualcosa ha danneggiato il secondo motore, la fusoliera dell'aereo è completamente distrutta. Diciamo che non me l'aspettavo tradotto così. Dove posso trovare aiuto? Ci siamo schiantati vicino al vecchiatore. Forse troverai qualcosa di utile lì. Vado a controllare. Aspetta, l'aria intorno all'aereo è contaminata. Controlla il livello di ossigeno sul tuo zaino. Dovresti trovare uno scudo all'esterno. Sì, lo andiamo a prendere. Praticamente vedete che adesso dobbiamo recuperare lo scudo. Quindi dobbiamo uscire. Però io intanto continuo a esaminare qua perché c'è tanta roba che io non mi sono minimamente filato la volta scorsa. Quindi io prendo tutto. Poi è facilmente distinguibile guardando intorno la roba raccoglibile. Prendiamo
però vediamo. Ok, non credo ci sia più nulla, saliamo di sopra. Vedete che di sotto c'è una cosa, un indicatore, adesso vi mostro il livello dell'inquinamento. Se l'inquinamento è in zona gialla, iniziamo a perdere ossigeno dalla tuta. Ci mostra la missione, ci mostra la mappa, ci mostra l'obiettivo della missione, la direzione, e qua invece vediamo il livello dell'ossigeno del nostro zaino. Infatti lo vedete qui, comparirà qui invece sulla mappa. Adesso chiudo qui, ci mostra l'inquinamento e la minimappa è questa. Dobbiamo andare a prendere lo scudo, che prendiamo subito. Lo scudo, dobbiamo prendere il pulsante della F oppure la rotellina. Lo scudo riduce i danni del 50%. E il sinistro si attacca. Col sinistro si attacca. Prendiamo altre cose. Abbiamo un altro equipaggiamento. Vedete che il nostro omino è rappresentato in base a quello che indossa. Però se noi andiamo e trasciniamo, ad esempio, gli stivali di scarti lì, ci compaiono. Niente di però, comunque, un aiuto in più. Si può ruotare, vedete? Adesso andiamo a prenderci altra roba. Qua si può scendere normalmente, di qua invece si fa il salto, perché qua non c'è la scala, quindi si salta e ci si fa anche un pochino male. Qua vedete la fame, messo come forma di carote. Adesso io prendo la clava, premo il tasto centrale del mouse e picchio, come se non ci fosse un domani. Poi vedete che la clava è già danneggiata, c'è la percentuale sopra, quindi torniamo in modalità normale, prendiamo i rottamilitri e ci vedete che in questo caso l'ossigeno sta scendendo, quindi tornando qui lo andremo poi a far sparire. Non si è ricaricato però. Allora dobbiamo andare di qua e di qua c'è qualcosa. Esaminiamo, un controller radar. Abbiamo trovato la torre. Torna al computer, perfetto, dobbiamo già tornare indietro. Si possono abbattere gli alberi, si possono minare le varie rocce che vedete. Vedete lì è pietra, poi c'è il copper, ci sono diverse cose. Torniamo al computer, vedete il computer è fatto molto bene. Dispositivo vicino alla torre, non so, è molto utile, ok. Prova a collegare il controller principale sul punto inferiore, possiamo recuperare alcuni dati, ok, andiamo subito. Questo è solo l'inizio, poi il gioco ci guiderà comunque con missioni, però ci darà la libertà di fare diverse cose. Missione aggiornata, torna al computer, ok, dobbiamo sempre tornare su, stiamo facendo la spola tra il computer e la console di sotto, però adesso dovremmo riuscire ad andare avanti. Maggior parte dei dati danneggiata, ok, non hai idea, non ho neanche possibilità, ho aggiunto un indicatore, dovresti controllare in quel posto, facci il prima possibile, ci andiamo immediatamente, sempre, ho sbagliato, perché devo salire sopra, c'è un posto qua nascosto, guardate un po' la mappa quanto è immensa, siamo qui. No, siamo qui e dobbiamo andare, vedete che ci sono tutte queste cose che possiamo trovare in giro, un tempio, una caverna, un accampamento, un teletrasporto, Stonehenge, il rifugio, filtro per l'ossigeno, aria edificabile e il giocatore che è lì. Noi siamo qua, scusate, e dobbiamo andare qua. La mappa, guardate, è bella grande davvero, c'è anche un'isola, si va sotto, mamma mia, questa non l'avevo vista nell'altro, comunque io presumo siano i vari biomi. Adesso dobbiamo seguire la mappa, vedete che ci indica di andare di là, quindi il nord comunque sempre relativo in base alla direzione in cui stiamo guardando e il personaggio invece guarda dove puntiamo col mouse ed è un automatismo che dobbiamo apprendere il più velocemente possibile. Qua se prendete il piccone potete scavare, raccogliere i vari frammenti, cosa che non farò ora perché come potete vedere sulla mappa sono indicati dei cosi rossi, ma quelli ci fanno perdere tempo, l'ossigeno sta scendendo. Se moriamo ripartiamo dall'aereo perdendo le merci, da quanto visto. Ok, qui siamo arrivati, vedete c'è sempre nebbia, quindi si continua a perdere ossigeno, però salendo si va a ripulire l'ossigeno, quindi non ne perdiamo più. Abbiamo un filtro per l'ossigeno e abbiamo un robottino qui che ci parla. Ho visto il tuo atterraggio, incredibile che tu sia ancora tutto intero. Aspetta, sei umano? L'avevo letto in inglese, tra l'altro è tutto tradotto bene. L'ultima volta che ne ho visto uno è stato circa 2 secoli fa, quando una parte di quest'isola c'era ancora vita. Cosa ci fai qui? Le mie gambe sono danneggiate, non riesco a muovermi. Cos'è la macchina qui in mezzo? È un filtro per l'ossigeno, un tentativo di combattere l'inquinamento da ossigeno. Queste altre macchine sono danneggiate, non so niente degli altri filtri, ma riparare questo non sarà complicato. Le parti le puoi trovare nel rifugio, proverò ad aggiustarlo. Vedete che posizionandovi di fronte, lui vi mostrerà le parti mancanti che dovremo selezionare dalla barra veloce sotto. Quindi adesso noi scendiamo a dare un'occhiata perché qui so già che ci sono cose interessanti. Abbiamo preso un libro di alchimia, abbiamo preso rottami, prendiamo semi. Qua c'è il tavolo invece delle armature, dove si possono fare ben 4 pagine di armature varie. Qua ci sono altri pomodori che prendo, che devo mangiare, rottami.
Qua c'è un forziere da cui prendo tutto, c'è anche questo mini generatore che mi servirà. E qua abbiamo libero delle abilità, che è abilità di forgiatura, rottami, tavolo per armi, qua tutte le varie armi, 5 pagine di armi, quindi si va tutte armi comunque, diciamo in un certo senso medievali. Cibo in scatola, abbiamo recuperato più o meno tutto, quindi abbiamo una cassa anche qua, vedete che me la stavo perdendo, un cavolfiore, semi di cavolfiori, rottami elettrici. Molto bene, che sono quelli che alla fine ci servono. Il gioco ci sta aiutando non poco, almeno per l'inizio. Ok, possiamo andare qui e vedete che possiamo sapere, cliccando, che cosa serve per riparare il nostro mezzo. Vedete che clicco e compaiono. Quindi vado e seleziono i rottami. Vedete, seleziono i rottami, clicco, vedete che me li carica usando tutti quelli che ho ovviamente nell'inventario. Mi servono i circuiti e il motore, quello lì. Quindi i circuiti li trascino tutti qui, riclicchiamo, più che altro basta avvicinarsi, premo sui circuiti, ci usa i tre circuiti, ci usa questo e lo ripariamo. A questo punto l'aria del circondario, insomma, diventa tutto completamente respirabile e possiamo muoverci tranquillamente. Ora il gioco ci porta verso una cosa molto interessante che è il base building, cioè la costruzione delle basi. Dove posso trovare parti per il mio aereo? Forse c'è qualcosa di utile nella fabbrica abbandonata che si trova nella parte meridionale dell'isola. Andrò a controllare. Probabilmente è impossibile percorrere quella distanza senza ossigeno, significa morte, certo. Un piano, ma dovrai aiutarmi. Devi occuparti di te stesso, non troverai cibo dappertutto. Un posto dove potrai. C'è un posto, perché alcuni posti sulla mappa sono edificabili. C'è un posto speciale per creare immediatamente strutture e anticipare possibili attacchi nemici. Accanto a questo posto troverai un edificio con un teletrasporto. Se passi un po' di tempo lì, potresti riuscire ad attivarlo. Ecco anche un dispositivo che trasformerà le materie prime negli oggetti selezionati all'interno del campo di costruzione. Torna domani dopo aver costruito il rifugio. Ok, ora si va e si costruisce il rifugio. Vedete che qua poi si può saltare. Facendo attenzione, io mi sono fatto molto male. Sono andato giù di faccia. Ho perso mezzo cuore. Adesso dovrei anche mangiare. Vediamo se riesco a farlo direttamente da qui. Prendo del pomodoro e vedo se riesco a mangiarmelo. Col tasto destro lo mangio. Vedete che mi cura pochissimo, tra l'altro. Però vabbè, io mangio intanto. Tanto è tutto molto guidato adesso. La cosa che gli sviluppatori hanno già detto è che valuteranno e aggiungeranno la coop andando avanti. Vedete, io adesso clicco qui. Io sto consumando il piccone, sto scavando della banale pietra che poi viene erogata con questa forma. Poi ovviamente trovate copper, oro, varie cose da poter scavare. Lì c'è un nemico, ma lo lascio perdere. Ci sono molti combattimenti. E il gioco stesso ci dice, soprattutto sulla pagina Steam, in caso fuggi se non ce la fai. E si vede proprio una GIF animata di un nemico enorme. Scaviamo l'oro, recuperiamo anche l'oro. Si sa mai, magari qualche collegamento elettrico o così. O qualche jack audio. Ok, recuperiamo l'oro e andiamo avanti. Tira i minnans. Allora, qua abbiamo. Ok, eccolo qua. Questo dovrebbe essere il. Non so cosa sia questo, però, in effetti, perché la missione mi dice di andare giù. Ah, sì, questo è il teletrasporto. Recupero tutto. Vedete che qua possiamo. Con questo dispositivo ti consente di utilizzare tutti i teletrasporti attivi. Aggiungi un cristallo rosso al generatore per attivare il teletrasporto. Infatti. Questo ci chiede il cristallo rosso. Il cristallo rosso io credo sia all'esterno, eccolo qua. Quindi vado, prendo il piccone e lo attivo subito. Questo l'avevo visto, ma poi non mi sono perso via. Mentre invece si dovrebbe, perché. Vediamo se me lo prende senza averlo. No, però io prendo il cristallo rosso, lo trascino al posto dell'oro, lo seleziono con il 7 e lo equipaggio. Il teletrasporto ora funziona. Teletrasporto per dove però? Perché fatemi riprendere in mano tutte le varie, i vari rottami. Sì, vabbè, è attivo, ma dovrò attivarne un altro. Per esempio, infatti, qua vedete che si è attivato il teletrasporto. Questo è il filtro per l'ossigeno. E che è praticamente la nostra base, presumo. Si continua di qua. C'è un nemico. Adesso mi metto in modalità di combattimento e lo percuoto rudemente. Molto rudemente, disattivo la modalità di combattimento così posso iniziare di nuovo a correre, recupero del fungo. Ok, questa è la zona di costruzione. Per
Premi Tab per attivare la modalità, questa è una figata. Premi H per visualizzare informazioni su fattorie, cucina e elettricità. Guarda gli indicatori intorno alla base, quando le luci diventano gialle, preparati per il raid. Questa è la cosa che mi piace un po' meno, però ad alcuni posso immaginare possa piacere molto il discorso del Tower Defense. Quindi costruiremo la nostra base, dovremo amministrare, vedete col tasto Tab possiamo costruire, si va dai campi, l'orto, la pentola, il pozzo, il vaso, il creatore di semi, il vaso per alberi. C'è il serbatoio dell'acqua, lo spaventapasseri, questa è la macchina per riscatolamento. Qua abbiamo le foundation, quindi i pavimenti, scale in legno, parete in legno, tutto in legno. Qui abbiamo invece la lampada, il mulino a vento, genera energia, la batteria, il forno elettrico, la torretta al plasma, la macchina per l'irrigazione, torretta spettrale, cioè c'è un botto di roba, torretta di ferro, torretta di rame, torretta di titanio, torretta pesante, repellente. Appariranno più lentamente durante il raid. Il teletrasporto alla base, molto interessante. Qua ci sono anche metalli molto avanzati. I tavoli da lavoro, dal classico letto che ricarica i punti di salute, la cassa dove mettere le cose, il tavolo da lavoro, la tenda in legno, tavolo per armi, armature, alchimia, tradotta però come alchemia, il serbatoio dell'olio e indicatore di raid, interessante. E qua invece abbiamo un'altra cosa che non so, dovrebbero essere delle ricette poi da sbloccare. Quindi l'obiettivo della missione dice costruisci un tavolo da lavoro. Quindi in pratica io adesso prendo, faccio un tavolo, vado qui, tavolo da lavoro, posso farlo perché sono stato lungimirante. Vedete che posso ruotarlo, lo metto qua così e l'ho creato. Quindi in questo caso ora la missione costruisce una tenda di legno, quindi andiamo e costruiamo, dov'era la tenda di legno qui? No, guardate quanta roba, fino al titanio. Vabbè, la tenda di legno è qui. E mi servono delle assi, mi servono dei tronchi, quindi in pratica dovrei andare con l'accetta ad abbattere un albero. Vediamo che non ho mai abbattuto un albero, come funziona l'abbattimento dell'albero. Preso anche i semi. Però dovrei creare delle assi, quindi il tavolo da lavoro mi consentirà di creare anche un asse. Sì, costruisci oggetto. Vedete che poi vi chiede un tot di abilità delle varie cose. Ok, possiamo fare la tenda di legno adesso, credo. Sì, e la tenda di legno la piazziamo qua. Perfetto, missione aggiornata. Costruisci una pentola. Beh, ma io posso dormire? Giusto così per aspettare. Una pentola, dice. Costruisci una pentola, oggetti speciali, scudo, pistola da costruzione. Ok, una pentola. Dove si fa la pentola? Vediamo un po'. Non era quello, quello è un secchio. E dove si fa la pentola? Scusate, pala, secchio, tessuto. Che sia magari qui. Eccola qua. Pentola, mi serve del carbone. Carbone, quindi carbone, vediamo la minimappa. Dovremmo trovare del giacimento di carbone dove poter minare, non attaccare. Qua vedete che l'indicatore di raid è attivo. A qua non si respira. No, non è che non si respira, è che ho fame. Fammi mangiare la zucca, fammi mangiare le carote e mangiamo, va. La carota riempie abbastanza. Perfetto. No, no, qua è tutto respirabile. Possiamo cercare con calma il carbone. Guardiamo sempre sulla minimappa che ci mostra con i puntini rossi i nemici e con i puntini neri e con le rocce i giacimenti di carbone. Questo è rame. Grande classico, il rame nei videogiochi. Vediamo, vediamo, vediamo. Allora, no, di là no. Beh, però i rottami io li prendo, che non c'è peso qua, io prendo tutto. Lì c'è un nemico, che però forse... Eccolo lì, il carbone. Fatemi prendere anche questo, che si sa mai. Questa è pietra. Minerali di carbone, scava. Non so quanto carbone serva, ma io ne prendo di più, perché vedete che parte roccia, parte carbone, pietra. Io scavo tutti. Devo trovare il punto adesso dove tornare a casa, perché ovviamente il mio senso dell'orientamento è un po' quello che è. Abbiamo consumato più del 10% della...
del piccone a fare questa roba, ma va bene. Il gioco per me è intrigantissimo. È veramente una sorpresa. Adesso poi io purtroppo potrei avervelo già portato a livello di giochi intriganti in attesa, perché io ormai con tutti quelli che faccio me li dimentico pure. Però vediamo un attimo. Noi siamo qui, la zona di costruzione è là in fondo, quindi bisogna seguire la strada. Facciamo una corsetta. Scusi. Questo? Deserto. Sì. Stiamo andando giusti. Prendi il bastone, prendi tutto quello che vuoi prendere. Ok, dai, siamo quasi arrivati. Sì, eccoci qua. Possiamo fare finalmente la pentola, come ci chiede il tutorial. Quindi, tac. No, sì. No. Dove cavolo? Ah, con la costruzione, giusto. Pentola. E la mettiamo qua davanti. Nuova missione. Sopravvivi una notte. Ok. Ma la padella cosa ci fa? Cioè, se io piazzo dentro qualcosa di seme di zucca, cavolfiore. Vediamo un attimo se c'è. Abbiamo riempito però tutto l'inventario. Vediamo se funziona. Sì? Ma quindi? Devo metterci della legna? Vediamo. No, del carbone. No, perché se ne è riempito solo uno, quindi dovrei metterci dentro più cose. Cibo in scatola, vediamo se piace. No, boh, si capirà. Dobbiamo sopravvivere una notte, quindi non lo so, craftiamo qualcosa, craftiamo un'arma. Beh, ma abbiamo l'ascia, attacchiamo con l'ascia. Volevo fare però qualcos'altro. Un orto. Facciamo un orticello qui. Dove andiamo a piantare tutti i semi? Semi di zucca, tessuto no, semi di cavolfiore, semi di albero no, mi servono i semi di carota se curano così tanto, o devo piantare proprio le carote, mi sa. Pietra, no, vabbè, piantiamo questi intanto. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Poi facciamone altri, facciamo un altro seme qua, ne abbiamo 6, quindi facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e dobbiamo bagnarli però, la cosa adesso qua si sta già complicando perché non abbiamo acqua. Ci chiedono acqua e noi acqua non ne abbiamo, vediamo se possiamo fare un secchio, 3 assi, però possiamo fare le assi. Mannaggia. Vabbè, abbattiamo l'albero. Ci facciamo le assi, facciamo il secchio e poi il secchio dove lo riempiamo d'acqua non ne ho proprio la minima idea, ma fai assi. Qua possiamo scegliere la quantità, ok, secchio. Ma dove? Ah, ok, ce l'abbiamo qua, il secchio. Ma non c'è dell'acqua qua da bere, però mannaggia. Ah, c'è un laghetto di là però. Vediamo, qua in alto vedete anche il giorno, no? Stiamo andando verso il tramonto, quindi dovremmo potercela fare. Allora, seguiamo la montagna, la costa della montagna, e andiamo, qua in alto ci conta anche il giorno numero 2 di sopravvivenza. Allora, intanto, fammi prendere tutto quello che trovo. Cos'è questo? Nuova scoperta, una caverna. C'è praticamente una leva da tirare, si va giù. Interessante, interessante, ma no, corri per uscire, non è questo il momento. Abbiamo preso un altro piccone, prendiamo dei rottami, continuiamo verso. Qua ci sono dei razzi caduti. Ok, la strada qua dovrebbe portarci. Fammi prendere i rottami, rottami. Dovrebbe portarci a un lago. Al lago io in teoria mi aspetto di poterci riempire il secchio. Lì c'è un nemico, ma chi se ne frega. Ecco qua. Si sta andando non so dove. Ah, è un ponte costruito così. Vabbè. No, voglio andare all'acqua io perché voglio. Allora, al mare no, perché sarà salata. Non me lo riempi, eh?
No, questo è una X. Una X, magari con una pala. Tesoro, eh sì. Che cos'è? Non posso prenderla perché sono pieno, però io mollo questo e mi prendo questo. È una nuova clava. Ok, vediamo un po' cosa c'è qua sopra. Prendi, prendi una pentola. Pentola. Che sono pieno ancora? Magari. Butto il seme d'albero. Posso prendere la pentola? No. Vabbè, niente, non sono riuscito a riempire il secchio, ma capiremo anche come fare. Che mi sembra assurdo non poterlo fare qui. No, il combattimento mi passa direttamente all'arma, quindi niente. Vabbè, fatemi tornare indietro, seguendo sempre la montagna, che adesso sta arrivando il tramonto e l'obiettivo è quello di sopravvivere alla notte. Manca l'acqua per le nostre colture, ma... mi sembrava ci fosse la possibilità di fare la raccogliacqua per la notte. Allora, passa in combat. Ok, grazie. Rottami, prendi tutto, che ci fa comodo. Ok, diamo un'occhiata intorno ai nostri confini se ci viene segnalato qualcosa riguardo ai raid che potremmo subire di notte. Devo abbattere tutti questi alberi. Devo fare spazio. No, sembrerebbe non indicare nulla. Tutto verde, quindi c'è anche del copper qua. La cosa che io farei ora è una cassa, direi. Quindi vediamo se c'è qualcosa di utile qui. Vaso per alberi, macchina in scatolamento. Puoi conservare la tua acqua qui. Spaventapasseri. Il pozzo, perfetto. Il pozzo devo fare, quindi mi servirà della pietra. Quindi mattoni di pietra, posso farne un po'. Sto morendo di fame ancora. Ok, fare il pozzo. E 4 assi di legno, quindi posso fare assi di legno. Ok, piazziamo il pozzo. Quindi abbiamo risolto anche il problema dell'acqua. Mettiamo qua. Perfetto, prendo il secchio. Adesso dovrei poterlo riempire, infatti. Bagna. Poi si potranno fare i sistemi di irrigazione automatica. Sto per morire. Sto per morire affamato. A meno che non ho preso qualcosa da mangiare. Dove cacchio? Me la posso bere l'acqua? No. Vediamo se c'è qualcosa da prendere al volo, da mangiare. Funghi, 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 funghi. Ok. Diamo un'occhiata velocemente se c'è qualcos'altro. Un altro fungo. Fammi mangiare anche quello. Mannaggia, neanche niente. Fungo, mangio il fungo. Mi sto mantenendo proprio così allo stremo. Mangio funghi, giro. Mendico funghi alla natura. Fungo, mangia, mangia. Oh la 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 la. Scusi. Ok. Io prendo, prendo, ma fungo, 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 mangia fungo, mangia fungo, mangia fungo. Ok. Stiamo sopravvivendo, ma un po' troppo sopravvivendo. Dovremmo prendere qualcosa da mangiare di più sostanzioso. Ma non c'è più niente. C'è una parabola. Tipo, non lo so, un albero di miele, no? Cavolfiori, no? Fungo, mangia fungo. Hashtag mangia fungo. Vabbè, oh ragazzi, io dici di sopravvivere alla notte, io dormo, cioè che devo dire, no? Ho sopravvissuto alla notte.
Non è certo. Parla con Rusty. Dobbiamo tornare là. Beh, io ragazzi mi interrompo qua, perché adesso devo continuare a innaffiare la roba. Fatemi sapere cosa ne pensate e soprattutto, dato che questo video comunque arriverà al mattino, come al solito alle 8, se vi interessa vederlo magari questa sera in live o qualche altro video, insomma, da fare sicuramente ce n'è. Non ha il co-op ancora, il gioco. Deve ancora uscire, a dire la verità, però se vi ho portato magari un qualcosa che innovativo non è. Però mi sembra fatto piuttosto bene, anche a livello di grafica mi ricorda un po' Albion Online. Non voglio poi insultare questo gioco, né Albion, insomma, che dir si voglia in base ai gusti. Però me lo ricorda un pochino vagamente. Fatemi sapere. Io intanto salvo. E alla prossima, ragazzi. Ciao ciao!